Bentornati alla nuova edizione del nostro videogiornale. Tiene ragazzo in scooter, sorpassa le auto in colonna, si schianta su un'auto. Il sedicenne stava percorrendo lunedì mattina in moto via Valcismon per andare a scuola. Ha iniziato il sorpasso di una serie di auto incolonnate senza accorgersi che un'auto stava per svoltare a sinistra per lo studente, per fortuna solo ferite lievi. Vicenza, complesso intervento notturno del soccorso alpino trentino per salvare un vicentino ferito, è terminato intorno alle 4 di domenica mattina. Un complesso intervento del soccorso alpino di Trento per portare in salvo un escursionista vicentino di 74 anni con frattura esposta all'arto inferiore sul sentiero 442 tra il rifugio Casarota e il becco di Filadonna, gruppo della Vigolana sopra Folgaria. L'uomo si è infortunato scendendo dopo aver trovato con la figlia un bivacco pieno. Tiene, si lascia alle spalle il Covid, torna il 9-10 ottobre il mercato rinascimentale. Il mercato rinascimentale europeo tiene 1492, ritorna. L'evento vuole ripercorrere 8 secoli di storia mercantile, offrire l'occasione imperdibile per assaporare sensazioni antiche, profumi, suoni, sapori tramandati nei secoli. Per gli spettacoli sarà necessario il Green Pass. Ecco Vicentino, Econazionale, Nobel per la medicina 2021 a Julius e Pataputian per gli studi sui recettori. David Julius e Arden Pataputian sono i vincitori del Nobel per la medicina 2021. Il premio è stato assegnato ai due scienziati, uno statunitense e l'altro libanese, per la scoperta dei recettori che sono alla base del tatto e dei meccanismi che regolano la percezione del freddo e del caldo. Aereo precipitato a Milano, tra le vittime un imprenditore italiano, un ricco immobiliarista romeno. Proseguono senza sosta i rilievi nell'area dove ieri un aereo da turismo con 8 persone a bordo, tutte decedute, è precipitato su un edificio in ristrutturazione a San Donato Milanese, prendendo fuoco. Al tempo, allerta rossa in Liguria, Toti invita alla massima prudenza, evitare gli spostamenti non necessari. L'avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica di questa notte ha determinato un progressivo peggioramento delle condizioni meteo anche su quasi tutte le regioni settentrionali e sulla Toscana. Lo sport, il Napoli cala, il Settebello resta in vetta, vincono Milan e Roma, cade la Lazio. Un Napoli 7 bellezze, settima vittoria di fila per la squadra di Luciano Spalletti, che dopo i primi 7 turni di campionato resta al comando della classifica a punteggio pieno. Pesante vittoria in rimonta centrata dai partenopei a Firenze per 2-1 contro l'ottima Fiorentina. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.